dopo 3 mesi e passa di preparazione, una sconfitta che però rispecchia il valore visto in campo, secondo lei. È una sconfitta che ci sta, perché gli altri hanno fatto gol, metti pure su due errori nostri, clamorosi anche se vogliamo, però li hanno fatti, noi li abbiamo fatti, abbiamo giocato mezz'ora al secondo tempo e bisogna cambiare il trend. È chiaro che c'è stata qualche prestazione sottotono, è chiaro che la squadra oggi ha avuto qualche difficoltà, non per le assenze, ma perché ha avuto delle difficoltà, la gente viene qua, insomma, fa partite al top psicologicamente e fisicamente, e poi quando era il momento che sono calati anche secondo me visibilmente gli ultimi 20 minuti potevamo ancora raddrizzare, ma così non è stato. Domenica si riparte. Ecco, l'abbiamo chiesto anche a lui, Sì. personalmente l'inserimento di D'Onofrio ha dato parecchio sprint in più alla squadra, Ma D'Onofrio è un insomma. giocatore che è stato 6 anni con me e se l'ho portato qua quest'anno perché qualche motivo ci sarà. È un giocatore imprescindibile per questa squadra. È un giocatore che in questa categoria qui fa 5-6 gol, allunga la squadra, è determinante. Oggi aveva 10 minuti di autonomia, è stato usato per di più perché ne avevamo necessità, però. Il risultato non è cambiato, insomma, portiamo a casa una sconfitta che ci sta, ok? E ribadisco che comunque questa è una buonissima squadra e da adesso in avanti bisogna ripartire tirandosi sulle maniche, come è logico fare in tutte le circostanze. Oltretutto non avevamo una brutta classifica, non sarà una brutta classifica al di là dei risultati che ci sono che non conosco. Che la costruzione di una squadra è sicuramente un po' più, diciamo, presenta un po' più di difficoltà rispetto a quanto si poteva pensare. Hanno pesato forse più del dovuto le assenze di Berberi e di Foglio. Sotto il profilo del temperamento, Berberi sì, e come ho detto prima, non posso mancare di coerenza dicendo che questa squadra comunque andava in campo con 11 giocatori che si conoscono e che hanno fatto la categoria da anni e che credo di no, può darsi che magari gli episodi potessero cambiare con loro in campo perché alla fine il primo gol è stato Grasso in uscita che regala la palla all'avversario e l'altro calcio e fa gol. Il secondo è una palla che Ortolani è sua, in comprensione col portiere, quindi se avessimo preso un'imbarcata il primo tempo, al di là delle assenze, al di là delle assenze che ci sono state, si poteva anche creare questo tipo di interrogativo, però il primo tempo è stato comunque equilibrato e noi abbiamo visto che qua, e lo abbiamo visto anche oggi, che nel secondo tempo la squadra viene fuori e quindi riesce anche a dominare l'avversario e creare più dell'avversario, però purtroppo oggi è successo con 2 gol di scarto a favore loro. Ciò nonostante non toglie la negatività della prestazione, non toglie la negatività della prestazione di qualche giocatore, ci è mancata un po' di personalità, forse più di un po' nella prima parte di gara, queste sono constatazioni che siamo obbligati a fare, altrimenti ci nasconderemmo dietro un dito e non va bene. Però i campionati che li vinci, che arrivi secondo, che arrivi terzo, passano anche attraverso percorsi di questo genere, partono anche attraverso sconfitte in casa. Potrebbe anche non succedere, ma se succede non muore nessuno. Qui si è parlato di personalità che vi è Sì. un po' mancata nella prima Sì. parte, è un aspetto invece che ti ha sorpreso per gli avversari. No, gli avversari io me l'aspettavo così, hanno 4 giocatori davanti che sono ottimi giocatori e sono venuti in una condizione psicologica e di morale, di tranquillità al top e hanno utilizzato, ripeto, non voglio levare dei meriti, ma non è che hanno fatto delle cose trascendentali per cui hanno segnato dei gol, hanno fatto 2 gol sui nostri regali, okay? Io non sono abituato a parlare di errori perché sennò tutti i gol che prendiamo sono errori, questi invece sono stati 2 regali, la palla nostra stiamo uscendo, la dà all'altro, l'altro calcio fa gol, però i numeri stanno a significare che questa squadra qui era quasi a punteggio pieno prima della partita perché con la Varesina l'unico pareggio che hanno fatto hanno subito il rigore al 93esimo, hanno vinto oggi e quindi me l'aspettavo così perché i numeri comunque dicono sempre qualcosa, così come li dicono anche a favore del Legnano, chiaramente.
vedremo al ritorno quando andremo là come sarà il tipo di classifica. Io, ripeto, sono fiducioso perché vedo questi ragazzi giocare, vedo che qualcuno ha qualche problema di personalità, perché giocare a Piacenza è un conto, giocare a San Siro è un altro. Qui siamo a San Siro, qui la gente non ti perdona niente, c'è la pressione. Oggi c'era un pubblico che fa invidia a molte società di C, okay? E quindi giocare qui non è semplice. Quindi se hai qualcosa, tiri fuori, se hai delle difficoltà, si evidenziano che hai difficoltà, ma siamo anche noi vigili per verificare un po' tutte queste cose. Non è che non si sapessero all'inizio questo, almeno io che sono nato un po', purtroppo, prima di tutti voi qua, so che è così. Le sconfitte rafforzano, insomma. C'è qualcuno che dice che se perdo comunque sì, imparo qualcosa, no? Quindi o vinco o comunque, quindi non perdo mai. Sì, da queste sconfitte, ma anche quella di domenica, che non è stata una prestazione all'altezza, abbiamo portato a casa qualcosa e piano piano troveremo la quadra della situazione e troveremo anche squadre un po' meno in forma rispetto a loro, che avevano anche un passo di una squadra che non ha sicuramente lavorato tantissimo, perché va molto a briglia sciolta. Li dobbiamo vedere poi più avanti, però questo non è un problema sicuramente nostro. Il nostro problema è che abbiamo avuto qualche giocatore come D'Onofrio, che oggi l'abbiamo utilizzato, ma non era al top, e quindi secondo me in campo già dal primo tempo sicuramente può dare personalità, vivacità e allungare la squadra in un'altra maniera, ma non sono giustificazioni, non ci sono giustificazioni. Abbiamo perso meritatamente. Mastro Lanzese ha fatto la sua partita, i gol li abbiamo visti tutti, vanno ribaditi che sono stati clamorosi errori, delle concessioni nostre, addirittura uno sul calcio d'angolo a nostro favore, e stop, non ci attacchiamo negli arbitraggi né niente, anche se quello di oggi non è che ha convinto molto, ma non abbiamo perso per loro Ha sicuramente. dimenticato tutti i cartellini che ha usato quello di domenica scorsa. No, ma non, purtroppo siamo in quinta categoria, abbiamo gli arbitri di quinta categoria, quindi dire, hanno anche loro il diritto di sbagliare, auguriamoci solo che lo facciano in buona fede, fine. Una volta sarà a favore nostro, una volta sarà a favore degli avversari, quindi non ha inciso l'arbitro sulla partita, ma sicuramente non è piaciuto, no? Perché, per molte cose, ma è una constatazione che esula da quello che è la prestazione della squadra e il risultato della partita di oggi. Posto.